Seconda giornata dei Festival di Cambiamento, oggi siamo a Trieste. Quali saranno gli argomenti affrontati oggi? Ma gli argomenti oggi parleremo del lavoro, parleremo dell'intelligenza artificiale, avremo dei relatori molto, molto profondi su questi temi, parecchi, avremo altri 15 relatori oggi che affronteranno questi due macro temi, tra cui avremo anche il governatore Federica che farà un punto sulla situazione economica della nostra regione, oltre che l'ingegnere Tavazzi che farà un quadro generale della seconda giornata. Il tema che anche ieri, anche non volendo, anche non essendo all'ora del giorno, è balzato fuori, è quello dell'intelligenza artificiale e anche quello delle città che cambiano, le città, il modello di vita di ognuno di noi. L'intelligenza artificiale sta in questi mesi, in questi giorni, sta dibattendo tantissimo perché, come diceva ieri Galimberti, il filosofo Galimberti, la paura è che, più che paura per lui è una certezza. Io ho fatto le corna quando ho detto così, la battuta ci sta, nel senso che lui dice che le macchine gestiranno l'uomo, non più l'uomo gestirà la macchina. Questa cosa, se dovesse accadere, è veramente terribile, perché insomma, gli esempi che ha fatto ci stanno, l'intelligenza artificiale si autoalimenta e diventa sempre più intelligenza. Noi, come nel suo modo di esprimersi, invece ci rapportiamo fra uno e l'altro e incameriamo il 10% di quello che diciamo, cioè con chi parla e viceversa. Per cui è gioco forza che la macchina ci supererà per incamerare. Però questo è un tema che per fortuna viene già preso in considerazione dalla Comunità Europea, la quale vuole regolamentare questa cosa, regolamentare e gestire, perché se va in mano, sarà già in mano, chiaramente, anche sbagliate, diventa veramente un boomerang pericoloso per tante cose. Si discuteva ieri, per cui oggi i relatori parleranno di questo, come poter gestire e non subire l'intelligenza artificiale. Questo è il tema dei temi. E dall'altra parte, Festa del Cambiamento, abbiamo ideato e creato proprio per affrontare temi attuali e anche per trovare soluzioni attuali. Poi, essendo ogni anno, certamente vorremmo che si facesse sempre un passo indietro a capire cosa abbiamo fatto in quest'anno di quello che abbiamo parlato l'anno prima e cosa le sfide future che ci aspettano. Per cui noi come Camera vorremmo che Festa del Cambiamento diventasse un punto di riferimento europeo su questi temi. Trieste può giocarsi questa carta, lo sta dimostrando che anche nella seconda edizione la gente ci vede volentieri, i relatori che non sono sempre pronti ad andare dappertutto, poi Trieste non è Roma, non è Milano, non è Parigi, non è Monaco, per venire qui come trasporti abbiamo anche qualche difficoltà, però ci vengono perché scoprono poi una città mediterranea, abbiamo la nostra storia, la nostra cultura, insomma ci stanno, per cui spero che concludiamo anche oggi molto bene. Due sono gli studi presentati da The European House Ambrosetti sul Friulenza Giulia e sull'Italia in questi due giorni del Festival Cambiamento. Dottor Lorenzo Tavazzi, quali in sintesi i punti che avete toccato in queste due analisi? Siamo andati in primo luogo a vedere l'Italia e le prospettive per il prossimo biennio, partendo da una considerazione. L'Italia negli ultimi 20 anni è cresciuta pochissimo. Siamo stati il vagone più lento dell'Europa, crescendo un quarto della media. Per fortuna abbiamo avuto anche una riprova di una capacità di reattività e di resilienza straordinaria delle nostre imprese, del nostro sistema paese, esattamente durante la crisi Covid. Questo ci lascia guardare con positività per il biennio 2023-2024. Immaginiamo un tasso di crescita che è pur più contenuto per tutte le questioni molto importanti che stanno avvenendo a livello nazionale ma anche internazionale, ma un tasso di crescita che verrà un più. E avremo un'Italia che crescerà anche dal punto di vista dell'export, che ha già toccato il record storico nel 2022 e continuerà, così come grazie alla fine della pandemia Covid riprenderanno i consumi. Questi sono elementi molto importanti di prospettiva e all'interno di queste c'è un secondo tema che abbiamo affrontato, il tema della sostenibilità. Parlando di cambiamento, la sostenibilità è un grande trend di trasformazione. 7 imprese italiane su 10, in accordo con le nostre analisi, dichiarano la sostenibilità una priorità strategica per il futuro. In questo territorio, nel Friuli Venezia Giulia, questo valore sale a 8 su 10, dando il senso di una sensibilità decisamente maggiore su questi temi. E anche a livello di azioni già intraprese, le aziende del Friuli Venezia Giulia sono all'avanguardia, sono ai primi posti in Italia per quello che riguarda la sostenibilità delle catene di fornitura e l'attenzione per quello che riguarda la dimensione del lavoro.
Questi elementi danno il senso di un'opportunità da cogliere in cui le aziende del Friuli Venezia Giulia, grazie alle eccellenze sul territorio e grazie all'ecosistema della ricerca e dell'innovazione che il territorio offre, possono coniugare in maniera efficace ed efficiente questa opportunità della transizione sostenibile. Quanto è importante parlare di cambiamento in questo momento e tanto più in Friuli Venezia Giulia? Il cambiamento è in atto, sicuramente gli equilibri globali stanno cambiando totalmente. Non soltanto la geopolitica, ma stanno cambiando anche i modelli economici. Su questo la nostra regione e il nostro paese, e devo dire l'Europa tutta, devono trovare la via per garantire lo sviluppo, per garantire rapporti commerciali con tutti, ma dall'altro anche per avere una stabilità prospettica che è basata invece sulle forti relazioni tra le democrazie occidentali. Noi dobbiamo difendere le nostre filiere produttive come sistema occidentale, avere la garanzia che le nostre produzioni possono avere approvvigionamenti certi e non dettati o voluti o negati da invece paesi che hanno poco a che fare con la democrazia. Questo vuol dire difendere il nostro modello imprenditoriale e industriale, vuol dire difendere il nostro modello lavorativo, ma vuol dire anche difendere il nostro modello sociale. Pensare che dall'altra parte del mondo possano fare delle scelte che vanno a devastare il nostro sistema sociale non è accettabile. Quindi tutta l'attività di nearbaring, di nearsharing e reshoring delle attività è fondamentale. L'umanità sta vivendo tre rivoluzioni in contemporanea, quella della globalizzazione che in questo momento è messa in forza dalla guerra in Ucraina, quella delle fonti energetiche dove stiamo passando alle rinnovabili delle fonti fossili e poi la rivoluzione digitale. Dove siamo? Io dico a metà del guado, ce lo dice le ultime novità dell'intelligenza artificiale, del chat GPT e così via. Io credo che tutte e tre le rivoluzioni porteranno dei benefici, già ne hanno portate, e in particolare quella digitale, se sapremo regolarla in maniera adeguata, porterà ancora grandissimi benefici all'umanità. Come sta affrontando in questo momento SISA il tema dell'intelligenza artificiale, visto che è così dibattuto in questo periodo? Qualche anno sono la SIS ha fondato un nuovo PCD, un nuovo corso di dottorato precisamente su queste tematiche, la scienza dei dati e l'intelligenza artificiale. Abbiamo fatto ricevendo un grosso finanziamento da parte del Ministero e attirando docenti da tutto il mondo, dall'Imperial College di Londra, dall'Università di Edimburgo, dall'Ecole Normale di Parigi, che è il modo in cui noi cerchiamo di reclutare i docenti dall'estero cercando di migliorare i talenti disponibili. Naturalmente il ruolo nostro, come quello in generale dell'Accademia, è importante in questo periodo di veloce cambiamento. Dobbiamo saperci adattare nella didattica, ma anche saper partecipare a una riqualificazione anche del mondo del lavoro, importante affinché le persone abbiano in mano gli strumenti per poter affrontare questo cambiamento, per poter affrontare un futuro in cui l'intelligenza artificiale, se non sarà dominante, sarà comunque certamente significativa. Cosa significa cambiamento per BAT? Per BAT cambiamento a Trieste significa Innovation Hub, e quindi il polo di produzione che abbiamo messo qui, che produce solo prodotti di nuova generazione e sarà il primo al mondo di BAT. Quindi vuol dire avere un cambiamento, passare da prodotti a combustione a prodotti di nuova generazione a rischio ridotto. Questa è la sfida che noi abbiamo e sulla quale appunto stiamo puntando molto. E abbiamo puntato qui a Trieste 500 milioni di euro e, come sapete, più di 2.700 posti di lavoro tra diretti e indiretti. E questo, visto che il purpose è molto vicino a quello del Camera di Commercio, in questo festival del cambiamento, abbiamo sposato in pieno e per questo siamo i miei sforzi. Intelligenza artificiale e impatti sulle imprese. Come sta affrontando BAT questa trasformazione? Diciamo che l'intelligenza artificiale è diventata pervasiva all'interno della nostra filiera tabacchicola in tutte le fasi del processo. All'inizio parliamo di precision farming, quindi abbiamo una serie di progetti che aiutano proprio i farmer, gli agricoltori, ad utilizzarla per migliorare la fertilità del territorio, per avere risparmi d'acqua, ridurre anche il consumo di sostanze nocive. La introduciamo poi in tutto quello che è il Factory 4.0, quindi nei processi di produzione, fino ad arrivare poi a tutte le nuove tecnologie del digital marketing applicate alla comunicazione e al raggiungimento del consumatore.
Intelligenza artificiale e gli impatti sulle imprese, uno dei panel importanti a cui partecipa. Nel suo settore, in questo caso l'intelligenza artificiale, a che punto è? Ma l'intelligenza artificiale in medicina sta prendendo un piede straordinario adesso, soprattutto nella gestione delle immagini che provengono dal mondo radiologico e con uno sviluppo di imprese dedicate, specializzate, che offrono servizi ai grandi produttori e grandi costruttori di macchine per l'imaging. E poi c'è un altro grande settore che tocca tutta l'impresa biotecnologica, perché grazie all'intelligenza artificiale riusciamo adesso a disegnare la struttura delle proteine e quindi grazie a questa conoscenza riusciamo anche a trovare molecole, quindi potenziali nuovi farmaci che interagiscono con queste proteine, e quindi la promessa di trovare nuove strategie di terapia per malattie che adesso sono largamente incurabili, e dalle neurodegenerazioni, le demenze, lo scompenso cardiaco e una grande parte dei tumori, ecco, potrebbero veramente giovarsi da questo tipo di approccio. Secondo giorno del Festival del Cambiamento, quali sono i temi principali che affronteranno il suo intervento? Ma il tema principale fondamentalmente è come collegare, diciamo, il cambiamento, come collegare la sostenibilità a una cultura di impresa consolidata, cioè praticamente in quali leggere questo sviluppo non solo come un fatto etico, che evidentemente è un dato di fatto, ma anche come un'opportunità per le imprese di essere più competitive in un mercato che chiede sempre una maggiore capacità di resilienza delle stesse. Ogni società nel corso del suo tempo ha attraversato dei fasi di cambiamento straordinari, politici, sociali, economici, e questo è un tale momento. Solo la capacità, se avremo la capacità e la forza di conoscere questi cambiamenti, sapremo guidarli, perché non dobbiamo opporci, ma dovremo guidarli facendo sistema per superare, per uscire ancora più forti da questa fase straordinaria che sta mettendo in difficoltà l'intero sistema che noi conosciamo. Quanto è importante oggi a Trieste e anche a Friuli Venezia Giulia parlare di cambiamento e di trasformazione? È importantissimo che lo sta emergendo a questo bellissimo convegno organizzato da Campi Commercio in collaborazione con Brosetti, che la Fondazione Cirti è orgogliosa di aver contribuito a realizzare. Il cambiamento sarà il motore dello sviluppo economico del territorio. Il nostro territorio, credo, come sta emergendo, è pronto per far fronte a queste nuove sfide, e la Fondazione Cirti Est per questa ragione è stata vicina alla Camera di Commercio anche in questa occasione. Quanto è importante discutere e affrontare tutti insieme il tema del cambiamento? La Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia ha fin da subito colto questa grande opportunità proposta dall'ente camerale, perché ritiene che in questo momento storico noi il cambiamento lo stiamo già vivendo ed è veramente importante dal nostro punto di vista che venga vissuto in maniera professionale. Per questo è strategico, ecco, questo momento di confronto che auspichiamo possa continuare poi nel tempo, perché soltanto attivando un confronto internazionale e con professionisti che veramente possono portare delle forti competenze si riuscirà a cavalcare quest'onda con le opportune conoscenze, proprio come cavalcando l'onda dell'oceano è indispensabile conoscere le leggi della meccanica classica. Quindi questo è un po' il nostro pensiero. Presidente della Camera di Commercio Antonio Paoletti, abbiamo appena concluso la 2 giorni del Festival del Cambiamento, la seconda edizione organizzata con The European House and Rosetti. È difficile tirare una conclusione complessiva di questi 2 giorni del corso, ma cosa ha significato per questo territorio portare a Trieste, a Venezia, a Venezia Giulia esponenti così importanti ed esperti di così qualificati? Ma diciamo che quando abbiamo ideato la Festa del Cambiamento ci siamo posti il problema di come poter affrontare i temi del momento, perché i temi che la pandemia ha accelerato in maniera consistente, noi abbiamo deciso di creare questo connubio Camera di Commercio Venezia Giulia con lo studio Ambrosetti per cercare di dare delle risposte ai tanti perché. Tanti perché che erano lì, già lì, attenti, che andavano, ma aveva un suo trend con andamento lento, come dico io, nei tempi. La pandemia ha svegliato
tutto, ha accelerato tutto e ci ha cambiato la vita. Da questo cambiamento della vita, questo cambiamento del modo di vivere le città, del nostro lavoro quotidiano, l'idea del Festival del Cambiamento che va a affrontare argomenti tipo l'intelligenza artificiale, la guerra in Ucraina, come va affrontato oggi il tema della digitalizzazione, il tema della sostenibilità, il tema del clima che cambia, sono tutti elementi che nell'accelerazione che hanno avuto ci hanno portato ad affrontare urgentemente dei temi che veramente ci mettono in grosse difficoltà. Per cui la sintesi che potrei fare è che i relatori sono stati relatori di altissimo livello che ci hanno dato quei messaggi necessari alla politica, a noi amministratori, ma soprattutto alle imprese per poter calibrare meglio l'onda del cambiamento e gestirla e non subirla.